Interventi dal pubblico. Il primo a prendere la parola è il segretario del Partito Democratico, il dottor Pasquale Amoruso. Prego. Allora, volevo raccomandare 3 minuti per ogni intervento, perché così possiamo consentire a tutti di parlare. Ma te ne chiedo solo 5 perché il mio non vuole essere solo l'intervento di circostanza, dico la verità. Dico innanzitutto, diciamo, in pratica che gli interventi finora susseguiti, diciamo, evidenziano due necessità. La prima è di mandare a casa immediatamente questa amministrazione. E su questo, insomma, senza equivoci, documenta, diciamo, la nostra coerenza in Consiglio Comunale. Dico che i nostri voti, diciamo, sul documento politico non mancheranno certamente, se gli altri fino in fondo vorranno fare la propria parte, diciamo, per mandare a casa, diciamo, questo sindaco. E la seconda emerge la necessità, diciamo, in pratica però di organizzarci per far sì, diciamo, che non possa più verificarsi questo incidente di percorso di un'amministrazione così improvvisata di centrodestra. E allora in questo caso mi viene da dire che è una triste e amara constatazione che siamo costretti a fare l'operazione verità in una scuola. La sede più opportuna dovrebbe essere il Consiglio Comunale. E dico questo, diciamo, in pratica con tutta la stima, diciamo, politica e l'affetto, che tale operazione verità, diciamo, puntuale sarebbe risultata più forte se Tommaso, insomma, conservava la sua postazione di leader dell'opposizione all'interno del Consiglio Comunale. Perché se vi è stata disgregazione, diciamo, in pratica dell'opposizione e con la diaspora, diciamo, innegabile purtroppo di buona parte dei consiglieri espressi dalla lista che era principalmente in primo piano a supporto di Tommaso, il Partito Socialista, indubbiamente, diciamo, in pratica se vi fosse stata un'azione di coordinamento, di raccordo da parte di Tommaso, tutto questo non sarebbe avvenuto. E passo poi alla seconda parte, diciamo, in pratica come organizzarci per far sì che questo non avvenga più. Ricordo agli amici dell'ABI che già ci sono stati incontri, sono stati due interpartitici. E nell'ultimo, diciamo, rispetto alla mia sollecitazione rivolta a Tommaso, nel farsi portavoce della raccolta di firme, diciamo, per mandare a casa sulla mozione politica questa amministrazione di centrodestra, Tommaso, diciamo, in pratica manifestava delle riserve a dialogare, diciamo, in pratica con alcuni, diciamo, consiglieri comunali. Leggo poi, diciamo, nel numero dell'articolo del giornaliero locale della scorsa settimana che invece, diciamo, l'ABI lavora per un nuovo polo. E dico, scusatemi se entro, diciamo, in pratica nel merito, perché breve inciso, diciamo, a parlare delle baggianate, delle cavolate di questa amministrazione come sparare contro la Croce Rossa, diciamo, e non mi iscrivo a questo gioco, al massacro. Però dico, diciamo, sostanzialmente, e ti chiedo Tommaso, quando parli di nuovo polo, e perché ti attieni, diciamo, allo schema, diciamo, in pratica di Casini a livello nazionale, che cerca di esorcizzare in tal modo, diciamo, in pratica che sia numericamente il terzo polo, immagini un'aggregazione diversa per la città casoriana che sappia innescare, diciamo, un processo poi veramente di riscossa, di riscatto, diciamo, in pratica che è necessario all'interno di questa città. E questa è la domanda della sollecitazione che ti pongo. E poi vengo brevemente, diciamo, a dire la mia. Io credo che l'operazione verità non può prescindere, diciamo, dalla constatazione dello stato in cui è ridotto, diciamo, il Consiglio Comunale Casoriano. Penso, diciamo, che il livello più basso realmente non è stato mai raggiunto. E dico pure, diciamo, in pratica che sostanzialmente non voglio utilizzare, ho sentito prima, categorie impegnative come morale, come etica, e mi attengo semplicemente alla credibilità. Io dico serenamente, sapendo di attirarmi molto critiche, insomma, ma non è assolutamente plausibile che chi riceve la fiducia in un partito che ha una determinata caratterizzazione, un determinato schieramento politico, in maniera che si volti passa dall'altro lato, cambiando, diciamo, in pratica le sorti delle amministrazioni. Questo non è assolutamente plausibile. E credo che se vogliamo mettere in campo un progetto credibile, riportandomi alle semplici categorie della credibilità politica, dobbiamo impegnarci, diciamo, in pratica a non dialogare con questi trasfughi, lo dico molto serenamente, perché diversamente la credibilità di un progetto che vorrebbe essere alternativo viene ad essere inficiata proprio dal fondo. Io credo che se noi,
raccogliamo noi come PD e voi come ABI, viviamo la stessa istanza. Quello c'è di rinnovamento, di rinnovarci, e il vostro cambiamento è stato in questa direzione. E sostanzialmente, diciamo, se vogliamo proseguire questa direzione, la strada maestra è una, cioè restituire alla politica il valore alto, il valore di rappresentanza di interessi, il valore partito come rappresentanza di una parte politica, di una parte, diciamo, in pratica della società civile. E credo, diciamo, in pratica che non possiamo pensare poi di appropinquarci, diciamo, a dei momenti elettorali mettendo su dei comitati elettorali e nel chiuso di una stanza a raffazzonare, diciamo, in pratica un nome su degli accordi. Io credo che dobbiamo partire da molto lontano. La strada che noi ci siamo dati, oltre al rinnovamento, è quello di iniziare a lavorare su tematiche importanti, fondamentali, diciamo, in pratica della città di Casoia. Lo faremo sulla scuola, poi sul lavoro, quindi, diciamo, sull'urbanistica, con dei convegni dei prossimi mesi. Io penso che questo debba essere un lavoro condiviso, un lavoro, diciamo, in pratica che deve vederci tutti intorno a un tavolo, tutti quelli che ci vogliono essere, e in questo modo, in questa occasione, si selezionano, diciamo, in pratica gli amici di viaggio, le alleanze, perché solo in tal modo acquisiremo credibilità della città e solo in tal modo, diciamo, in pratica possiamo pensare veramente di lanciare un messaggio diverso. Perché lo dico, diciamo, in pratica con la breve esperienza che ho maturato in questi mesi: se faremo diversamente, ci presenteremo, diciamo, in pratica la prossima tornata elettorale con la prova che sarà senza appello, che significherà inevitabilmente la bocciatura di una classe dirigente qui a Casoia. Se invece perseguiremo la strada che prima ho delineato, credo che avremo la capacità di individuare con forza, di creare con autorevolezza una nuova classe dirigente che veramente può rappresentare il futuro di questa città. Mi fermo qui, vi ringrazio e buon lavoro.